Aeroporto d'Abruzzo e stazione ferroviaria sempre più vicine con Pescara Airlink, grazie a una sinergica collaborazione tra TUA, Trenitalia, SAIG, Comuni di Pescara e Regione Abruzzo. È stato presentato questa mattina all'Abruzzo Airport il nuovo servizio bus che collegherà tutti i giorni a partire da domani, giovedì 29 settembre, l'aeroporto con la stazione ferroviaria di Pescara nel cuore della città. Un collegamento diretto e senza fermate intermedie nel quale qualità, comodità e puntualità si candidano ad essere gli aspetti di punta del nuovo servizio. TUA, l'azienda regionale di trasporto, infatti ha messo a disposizione alcuni bus della propria flotta con una livrea rossa e dotati di tutti i conforti che assicureranno i collegamenti tra l'infrastruttura ferroviaria e quella aeroportuale e viceversa. Avremo questo mezzo che fa la spola aeroporto-stazione. Ha degli orari particolari, cioè orari che sono ovviamente calibrati sugli arrivi e quelli più concentrati e sulle partenze. La cosa bella è che l'ultima corsa è addirittura a mezzanotte e mezza, quindi anche la notte, dove c'è il problema anche d'estate della mancanza magari di taxi eccetera, comunque sopperisce. E il costo è 1,20 euro, quindi è un costo, mentre in qualunque altro luogo d'Italia il prezzo è 4-5 euro, questo invece è il prezzo di una corsa normale di TUA. L'iniziativa nasce per mettere a sistema l'intera modalità di trasporto tra l'hub, le due hub principali dell'Abruzzo, la stazione di Pescara e l'aeroporto di Pescara. Con questi nuovi collegamenti istituiti da TUA e linkati con livrea Trenitalia e coordinata con l'orario dei treni e dei voli, le persone avranno una nuova opportunità di raggiungere l'aeroporto esclusivamente con mezzi pubblici a beneficio dell'ambiente e dando una risposta anche in termini economici a quello che è il costo del viaggio. C'è un contributo economico anche da parte del comune, come funziona? Sì, c'è un contributo economico anche del comune, è un'attività che dal punto di vista economico viene condivisa tra comune e in parte anche TUA. Ci sarà la possibilità di fare il biglietto a bordo con una macchina emettitrice di biglietto, ma puoi anche acquistare già il biglietto o in aeroporto con una macchina self o addirittura anche attraverso il biglietto del treno, per cui chi arriva a Pescara col treno e deve prendere l'aereo carica il biglietto di 1,20 euro e sale direttamente sullo shuttle.